Alla vigilia della trasferta in terra di Romagna, il presidente Luciano Campitelli aveva chiesto i tre punti ai suoi ragazzi. Al Romeo Neri invece è arrivata un'altra sconfitta dopo quella del Fattori dell'Aquila, per certi versi rocambolesca e che mette nei guai i biancorossi, scivolati ora in zona pericolo. L'avvio di gara dei ragazzi di Vincenzo Vivarini, che cercano subito di imprimere un ritmo importante al match. Fra i più attivi Petrella e Paolucci, al 17° abruzzesi vicini al vantaggio con Dorazio, che su una punizione calciata da Amadio in area mette di poco al lato. Passa un minuto il ragazzo nell'area abruzzese, cerca il varco giusto trovando una deviazione della difesa biancorossa. Sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva poi il colpo di testa di Di Maio, che incorna però di poco al lato. Al 21° discesa sulla sinistra di Cecchini per il Teramo, che crossa per Petrella, che al volo alza incredibilmente sopra la traversa. Al 23° tocca anche a Stefano Moreo, che spizzica il pallone di testa in area romagnola, mancando però lo specchio della porta. Al 36° si rivede la squadra di Brevi con il mobilissimo ragazzo che in area teramana da posizione defilata chiama però Tonti alla respinta in calcio d'angolo. Il portiere teramano deve poi ripetersi al 41° su una conclusione velenosa di Di Maio, che non riesce però a dare potenza al suo tiro. Nella ripresa il Teramo parte all'attacco, ma a sorpresa al terzo il neoentrato del Rimini Lisi gela le vellità aprutine, andando a realizzare il gol del vantaggio per la formazione di casa. Partita che si mette in salita con i ragazzi di Vivarini costretti a spostare il baricentro del gioco ancora più avanti, anche se al 12° bifulco si divora il 2-0 tutto solo dalle parti del portiere Tonti. Vivarini tenta il tutto per tutto e manda in campo Di Paolo Antonio e Da Silva al posto di Paolucci e Cecchini. Al 22° c'è un brivido in area romagnola con gli avanti che non riescono ad intervenire. Al 23° invece Pedrelli con un missile dai 25 metri a chiamare Tonti al salvataggio in corner. Il Teramo sbuffa, soffre e rischia, anche se al 37° Petrella in contropiede chiama alla respinta con i piedi Anacoura pochi secondi prima del pareggio biancorosso griffato da Giuseppe Lenoci, che su punizione dai 25 metri mette la palla all'angolino dove il portiere riminese non riesce ad arrivare. Ma il veleno sta nella coda, perché il Teramo, dopo aver provato a vincere la gara, al 49° subisce il gol del 2-1 con l'altro neoentrato Polidori, che con un tiro violentissimo realizza la rete che regala alla sua squadra i tre punti. Per il Teramo ora è davvero buio pesto.